La finanziaria, legge di bilancio, ha interessato anche il testo unico delle società pubbliche. Permettetemi di ringraziare il dottor Alberto Barbiero che ha condiviso con noi e con voi, quindi di conseguenza, quello che è una scheda di analisi sui commi che interessano principalmente la materia, materia calda visto il momento, che ci ha visto operare con celerità e con obblighi entro il 31-12, ad esempio nel piano di razionalizzazione delle società partecipate. Vediamo come vengono interessati dalle nuove definizioni dei commi inseriti all'interno della finanziaria, quelli che sono i GAL, vediamo come venga interessato il termine di dismissione di società, enti che erano in perdita, lo stesso venga prorogato al 2021 e altri elementi interessanti. Per il tutto faccio rinvio all'articolo allegato, grazie ancora al dottor Barbiero.